Questa è la nuova casa del mio amico Fra. E oggi, dopo che è entrato in possesso di un anello magico che permette di volare, ho deciso di indagare su questa casa, scoprendo una cosa alquanto particolare. Però, prima di partire, vi ricordo di lasciare un bellissimo like e, se avete voglia, pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a indagare. Ok, allora mettiamo a cucinare un po' di cibo, perché ho bisogno di un po' di carico. Fra? Ho trovato una figata assurda. Praticamente è un anello, ma di un angelo, e quindi posso volare, guarda. Volare con quell'anello. Sì, con quell'anello. Aspetta che vengo fuori, perché questa cosa me la devi spiegare. Cioè, tu grazie a questo anello ora puoi volare su, giù, destra, avanti, indietro. Questo qua, guarda, vedi? Questo qua. Me lo presti? No. Come no? E dai, voglio volare anch'io. No, vattene via. Ma dai, Fra. Solo io posso volare. Fammi un po' volare anche a me. Dai, io devo volare con delle sporche litra. Allora, già è tanto che tu riesci. Oh, madonna. Già è tanto che tu riesci a volare. Ma che non puoi pretendere chissà cosa. Dai, mi spiace. Purtroppo stanno dei ruoli e al momento io sto più in alto. Quali ruoli? Da quando esistono questi ruoli? Scusami. Io ora sono un angelo. E tu un comune mortale. Ma qua no, non hai delle ali. Non hai delle ali, non hai neanche un'aurora. Come cavolo lo si chiama, un'aura no, vabbè, qual è quella di Goku? Vabbè, quel coso sopra la testa. Resta comunque il fatto che io abbia un anello angelico. E tu? E tu? Fammi sentire un po', ce l'hai? No, lo troverò. No, in realtà non penso ce ne siano altri. Me lo potresti prestare per qualche diamantino? Pezzi di netherite? No. Che diavolo? Mi spiace, no. Oh, ma perché devi essere sempre così? Vabbè, senti, fa niente. Troverò un modo di prendermelo allora. Sì, certo, dicono tutti così. Ah, Fra, tranquillo, tanto lo sai che quell'anello non lo avrai per molto, vero? Voglio proprio vedere come potrai battere un essere immortale come me. Sì, arrivato immortale, puoi solo volare e ti consideri immortale. Va bene, come preferisci. Certo, sono un angelo ormai. Ah, ma è vero, devo andare a comprare il cibo per Martina. Mamma mia, fammi andare. Tanto ora ci metterò poco. Ok, ragazzi, oggi abbiamo una cosa molto particolare. Come avete notato, il mio caro amico Fra ha deciso di recuperare un anello angelico, cosa che in realtà per me non è troppo un problema, se non fosse che gli conferisce il potere di volare, cosa che io ho sempre desiderato e non ho mai ottenuto. Proprio per questo, oggi la nostra missione sarà solamente una, ovvero quella di andare a reperire assolutamente quell'anello. Quindi, proprio per questo, inizia la missione di Stalking nei confronti di Fra. Lui seguiremo ovunque lui vada e presumo che lui in realtà se ne sia già andato, perché in casa non c'è. Questa cosa è un problema, perché io avevo bisogno di seguirlo, ma se in casa non c'è, non è che possa fare molto. Però potrebbe aver lasciato l'anello qua in casa da qualche parte, magari qua, in qualche chest. Non credo, mi sarebbe da troppo ingenui lasciarlo così a bella vista con me che giro qua in casa. Quindi sicuramente se lo sarà portato con sé. Ed essendo che noi vogliamo quell'anello, la missione sarà cercare di intrappolarlo e costringerlo a darmelo. Quindi, miglior modo, rapire Martina, che dovrebbe star qua, e ricattarlo dicendogli: o mi dai l'anello o io mi tengo Martina, che so che è la sua mucca preferita. Quindi sì, recuperiamo Martina. Quindi, lead presa, prendiamoci Martina e ce la portiamo via con noi. Tanto non penso che a Fra dispiaccia se io gli rapisco la sua Martina. Quindi, cara Martina, ora tu farai un bel viaggetto insieme a me. Andremo in lungo e in largo finché il tuo caro amico, o per meglio dire, non so che rapporto avete tu e Fra, comunque finché lui non mi darà ciò che voglio, tu rimarrai in casa mia. Quindi, Martina, vieni, ti devo trovare un posto in casa mia. Sinceramente non ho idea di dove metterti. Qua mi sa che neanche passi, vero? No, infatti non passi. Quindi, invece sì che passi. Vieni Martina, su, che abbiamo un bel po' di cose da fare. Vieni. Ce l'ho un posto dove attaccarti. Qua posso attaccarti? No? Vabbè, ti attacco qua, tanto penso che puoi restare. Stai bene Martina? Sì, no. Speriamo che Fra non veda questa scena, se no faccio una brutta fine. Detto ciò, non rimane altro che aspettare che arrivi Fra e chiedersi dove sia Martina. Martina, sono tornato col Martina? Martina, ma dove sei? Ma Martina? Oddio, non dirmi. Zexon! Che c'è Fra? Zexon, dov'è Martina? Martina? Qual di chi è Martina? Come chi è Martina? Lo sai benissimo chi è Martina. Dove l'hai nascosta? Boh, non lo so, io sto coltivando. Sì, io sto. Dove l'hai nascosta? Ma da nessuna parte io nasconderti Martina. Ma ti pare? Dove sta? Ti ricordo che sono un angelo, una divinità. Non l'ho vista. Sì, allora. Allora devi rispondere. Dove hai messo la mia Martina? Se vuoi, io ti posso ridare Martina se ti fai vedere, magari al. Quindi l'hai rapita tu.
Sì. Però te la potrei ridare a un patto. Voglio l'anello. Oppure ma Martina diventerà una bella bistecca. Ma io te l'ho detto che anche Martina ha un anello. Sicuro, perché non, se la vedi non credo che ce l'abbia. Sì, quando ci... Allora, quando ci scommettiamo che adesso Martina andrà immediatamente via? No, Fra, non vorrei dirti, però vieni, vieni. Non l'hai vista prima. Ecco, Martina la vedi da qua. No, Martina, tranquillo, ci sono io. Come ti prendo? Martina, mi sa che non la salvi. Sì, no, la salverò invece. No, 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 la devi salvare. No, maledizione, vieni via. Me la porto via. Anzi, no, sai che ti dico? Fra, a te la scelta. O mi dai l'anello o Martina diventa una bistecca. Martina o l'anello. Cosa scegli? Hai poco tempo. Ucciderla pure. Come uccidila? Io la uccido, eh. Vai, tanto ne è un'altra. Come ne è un'altra? Certo, non è mica l'unica Martina. Come più Martine? Ho la fabbrica di Martine io. Ma... vedi che io ci fatturo. Ma cosa vuol dire? Ma da quando hai più Martine? Ci sono molte cose che tu non sai. Ora che sono un angelo posso moltiplicarla. Come i panni e i pesci. Quanti poteri danno quell'anello, scusa? Molti, molti poteri. Per caso me lo daresti? Te lo chiedo di nuovo. Osi chiedere ciò dopo che hai ucciso una delle mie tante Martine? Sì, tanto è un clone. No. Ma perché? Va bene, va bene. Zexon. Come vuoi, farò a modo mio allora. Bene ragazzi, a quanto pare Martina non era una buona strategia, perché ne aveva un'altra di Martina. Quindi è stato apparentemente inutile avere una Martina come ostaggio. Proprio per questo ora passiamo al piano B. E per il piano B dovrò fabbricare una cosa, ovvero delle pozioni di invisibilità, con le quali arriverò da Fra e prenderò ciò che è mio. O anzi, lo seguirò per vedere se da qualche parte depositerà quell'anello. Proprio per questo ora devo solo creare una pozione di invisibilità. Bene, pozione creata, dura 8 minuti, quindi tutto il tempo che ci può servire per seguire Fra. E ora non rimane altro che lanciarsela addosso, levarsi tutta l'armatura, arrivare a casa di Fra con l'elitra, dopodiché levarsele e vedere cosa diavolo sta combinando. Quindi esattamente ora le possiamo levare e vedere dove diavolo è Fra. Questo anello non posso lasciarlo qua in giro. Sì, concordo. Devo nasconderlo. Anzi no. Lo è, so esattamente come nasconderlo. Dove nasconderlo. Dove cavolo sta andando? Doveva lasciarlo in casa. Non può nasconderlo da altre parti. È impossibile. Nessuno deve dubitare di nulla. Ma che diamine. Ciao. Perfetto. E ora devo andare a nasconderlo. Questa cosa non è normale. Cioè voi mi state dicendo che Fra ha una base segreta? E soprattutto una base segreta molto particolare, perché è letteralmente qua. Da questa stalla riesce a creare un passaggio segreto che lo porta all'interno della sua base. Ok, questa cosa è molto particolare. Proprio per questo diciamo che è il momento di andare a indagare meglio. Quindi mi servirebbe una mucca per del latte, almeno così posso tornare normale. Peccato che ho ucciso Martina, poteva servirmi. Ma vedo un'altra Martina qua, che non è Martina, però non mi interessa perché a me basta il latte. E a questo punto è il momento di capire che diavolo nasconde Fra là sotto. E per capire cosa nasconde, semplicemente mi basta capire come scendere qua sotto. Quindi magari c'è un passaggio qua da qualche parte che non sto vedendo. Risumo di sì, perché un bottone così non spawna tutti i giorni. Quindi proviamo a premerlo. Ma che diamine. Da quando queste cose si possono fare su Minecraft? Non ne idea. Ma comunque, ok, ora che siamo qua sotto devo ragionare in un'altra maniera. Siamo sottoterra, non c'è modo di uscire. O per meglio dire, sì, mi basterebbe ripremere questo bottone, immagino. Proviamo. Dei fatti funziona così, ma adesso questo non è il nostro obiettivo. Ma che diavolo è? Neanche sa fare i passaggi segreti quello là. Vabbè, per ora fai tornare sotto. È vero che non vengo schiacciato, vero? Ok, perfetto. Quindi ora, come stavo dicendo, siamo all'interno della sua base segreta. O per meglio dire, siamo nei primi livelli della sua base segreta, perché conoscendo Fra avrà fatto vari livelli di sicurezza. Proprio per questo la missione ora è solo superarli tutti, in modo da arrivare fino alla fine, nel fulcro della sua base, dove conterrà l'anello angelico, la cosa più importante di sempre, perché quella anello da poteri angelici che permettono di volare, di far disastri, di far di tutto. Proprio per questo iniziamo con questo parkour molto semplice. Non capisco Fra cosa pensava che... Cioè, un parkour del genere, che ho appena sbagliato, ma dettagli. Pensava veramente che un parkour così semplice poteva tenermi lontano. Non ci siamo proprio pure qua, troppo semplice.
Cioè, scherzavo, non è semplice per nulla. Non è semplice per nulla. Mi rimangio quello che ho appena detto. Ok, quindi tentativo numero 2. E abbiamo capito che da lì non si passa perché c'è una porta invisibile. Quindi da dove cavolo dovrei passare? Scusa? Una strada segreta che mi porta attraverso un blocco. Ok, qua le cose cambiano ogni giorno sempre di più. E ora sono in un'altra strada che non mi porta da nessuna parte. Ok, lì c'è una telecamera, quindi è pure là. Ebbene, là sicuramente Fra sa della mia presenza. Oppure non lo sa, non lo so, dipende se le sta guardando. Quindi ora la domanda è solo una, ovvero dove dovrei andare di qua? Non si può andare, blocchi invisibili non mi sembra che ci siano. Magari sotto... Fake lava bucket? Aspetta, mi stai dicendo che questa lava è falsa? Quindi magari qualcosa è sotto la lava? Oppure potrebbe esserci un qualcosa di invisibile o di falso qua sulle pareti? Difatti... Ah, caro Fra, cosa ti aspettavi? Che era così facile rinchiudermi in trappola? In realtà sì. Sì, era così facile. Ma no, invece no, perché ora abbiamo oltrepassato un'altra parete, ovvero questa qua invisibile. Ma non è ancora finita, ci sono ancora vari livelli, quindi cerchiamo di trovare un modo di oltrepassarli tutti. E dove cavolo sono finito, mo? Stress strategia di prima? Non credo, a meno che non ci sia qualcosa su questa parete. Nemmeno. Su questa c'è qualcosa? Dove cavolo dovrei passare, scusami? Bene, potrebbe essere più complesso del previsto. Dovrei solo capire da dove cavolo si passa. E una... E subito in un altro? Però aspetta, qua continua e di fa... C'è una stanza buia in cui non c'è nulla, quindi presumo che era meglio l'altra. Ed era esattamente qua da qualche parte. Eccola qua. E come volevasi dimostrare, un'altra parte chiusa da una barrier. Quindi magari devo passare da di qua. E adesso qua mi serve... Aia! Cosa diavolo è che mi spara? Houston, ok, qua c'è qualcosa che mi spara. Cosa... Oh no. Perché ci sono delle secret chest... Oh no, keycard reader. Quindi mi serve una tessera. Per lo più qua abbiamo delle torrette che mi sparano. E come ultimo tocco di classe devo trovare la tessera in una di queste milioni di ceste. L'ho appena trovata. È stato più facile del previsto. Perché non funziona? Perché non funziona questa cosa? Vuoi vedere che c'è un'altra tessera e questa è finta? E difatti eccone qua un'altra. Quindi presumo che quella giusta sia questa qua. Anche se vanno a sovrapporsi, non capisco il perché. Ma comunque l'importante per noi è che... Ma le storette mi sparano ancora. E aspetta un secondo, sbaglio? Questi sono dei laser, vabbè, saranno finti. Non sono finti per nulla, sono assolutamente reali. Quindi immagino che io debba schivarli tutti. Ed erano solo quei due? Non capisco che diavolo di trappole fa Fra, sono troppo scarse. Cioè, fin troppo facile. Qua c'è un muro bianco. Magari mi sono dimenticato di qualcosa? O questo muro è più particolare di quanto mi aspettassi? Bene, il problema è solo uno, ovvero che ci sono altri laser e sarà molto... Non posso passarci sotto. Assolutamente non è una valida opzione passarci sotto. Quindi, corsa così, ora da qua devo saltare. Aia, aia. Mi sa che me li devo prendere uno a uno tutti, perché non sono così acrobatico. Magari passando sotto così... Invece no, 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 li sento comunque, li sento decisamente comunque. Idea! Potrei usufruire delle litra mettendomele tipo così. E ora, aia, 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 no, 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 non funziona. Non funziona decisamente così. Però non funziona lì. E non funziona nemmeno qua. Quindi abbiamo capito che questa strategia delle litra non è che funzioni troppo bene, a meno che io non faccia una cosa strategica, ovvero prendere il volo e volare verso di là, verso la libertà. Vabbè, ho capito, dovrò fare la vecchia caramata maniera. Quindi mettiamoci un full netherite. Almeno dovrei prendere meno danno dai laser. Ok, io ho sorpassato i laser e ora c'è un'altra porta invisibile. Vabbè, ora conosco fin troppo bene Fra. Cioè, infatti guarda come passo per benino da questa porta. E oh mio Dio, cosa diavolo ha creato lì dietro? Non ne idea, ora rimane solo la porta. E per la porta la password sarà semplicissima, ovvero 580. Difatti troppo facile, troppo scontata. E quindi ora eccoci qua dentro. Presumo che questa leva accenda le luci. Difatti, mio Dio, che meraviglia. Assolutamente una figata unica. E qua abbiamo un'altra Martina. E beh,
Tu, piccola Martina numero 2, vieni con me che avrò bisogno di te per un riscatto. Detto ciò, non vedo nulla che potrebbe portarmi a pensare che qua dentro ci sia l'anello, tranne un portale dell'End, che però non è quello che mi interessa. Quello che mi interessa sarà da un'altra parte, devo solo capire dove da un'altra parte. Lasciando che ci sono pure dei blocchi che volano, fra una base molto particolare, non mi voglio far domande. Ed essendo che alla fine mi piace perché è molto estetica, direi che è anche il momento di aiutarlo, perché qua tipo ha lasciato un buco. E qua pure, non facciamo altri buchi in più. È un blocco che posso prendere senza far danni. Magari del legno. Perfetto, il legno va benissimo. Quindi chiudiamo questo buco, almeno non gli entra più l'acqua qua dentro. E ho perso Martina. Martina, dove pensi di andare? Ho bisogno di te, quindi non osare lasciarmi. Dammi pure del latte. Detto ciò, mi starò tralasciando sicuramente qualcosa. Proviamo a indagare meglio, perché qualcosa mi starò tralasciando. Il problema è che non capisco cosa? Ma che diavolo? Ma una base più grande dell'altra! Quindi questa sarebbe l'altra base segreta di Fra. Qua c'è un no, perché non capisco a cosa diavolo serva. Vabbè, buttiamoci il latte di Martina. Non so se magari fa attiva cose magiche. E quindi cosa... No, io no. Ti pare che mi metta a guardare in ogni singola cesta per trovare quell'anello? Bene, la missione adesso è una, ovvero trovare Fra. È stato più facile del previsto. Comunque direi che è il momento di svegliarlo. Fra! Oh, buongiorno, ci hai messo un po' a caricare il fatto che ti ho svegliato, Che ore sono? Sono... Non lo so, è l'ora che tu mi dia quell'anello. Ma, Jackson, cosa ci fai qua? T'ho seguito, caro Fra. Cosa pensavi, che andare in un buco ti potesse salvare? Beh, sì, cioè, nel senso, avevo fatto tutto un marchingegno strano. Senti, non mi interessa. Ora, a te la scelta. Questa penso che sia la Martina originale, no? Sì, è la Martina originale. E quindi penso che se ammazzo lei, non hai più Martine, no? No, non ho più Martine, ti prego. Quindi, cosa vogliamo fare? Cosa vuoi? Ma che diavolo è questo robo? Che cosa vuoi? Puoi avere tutta questa base? No, voglio l'anello. Bello questo. Qual è l'anello? L'anello! Ah, anello. Se vuoi un cactus. Non voglio il Fra! No! Ehi, non ti azzardare più, Il prossimo sarà con un'ascia! In critico! Vuoi questo anello qua? 10! 9! No, non lasci la mia Martina, per favore! Oh, ci siamo capiti, Fra! Perfetto! Bene, Martina, vieni un po' qua! No, la mia Martina! Allora, la Martina originaria! Piccola Martina! Perché devi farle del male? Non voglio far del male, stai tranquillo, Fra! Allora... Sai che ti dico, Fra? Secondo me è un ottimo ornamento, Martina, sai? No! Io come la prendo quella senza il mio anello? Problema tuo. Detto ciò, Fra, è stato un piacere. Ah, la base è mia, quindi fuori. Dove sta scritto che la base è tua? L'hai detto prima. Quindi addio, Fra. Sì, no, perché? Va bene, questa è la base. Non vuoi stare qua dentro. Va bene, Fra. Tranquillo, ti mando io in un bel posto. No. E mi sono liberato anche dell'ultimo problema. Quindi ora ho una bellissima base, un anello che mi permette di volare e vabbè, una Martina appesa. Non so cosa me ne farò. Però comunque abbiamo ottenuto quello che volevamo, quindi meglio di così non poteva andare. Detto ciò, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Ma detto ciò, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!